Montecopiolo e Sassofeltrio dicono addio alle Marche. Con il sì del Senato arriva il via libera definitivo al distacco dei due comuni verso l'Emilia-Romagna. In arrivo i nuovi protocolli anti-Covid. Oggi il governo a confronto con le regioni. Soddisfatto il vicepresidente Mirko Carloni. Daranno certezza agli imprenditori e rappresentano un passo verso la normalità. Si spera nella zona bianca dalla prossima settimana. Si è vaccinato e accolto l'occasione per ringraziare sanitari e volontari. L'assessore regionale Stefano Guzzi in visita questa mattina al nuovo centro vaccinale di Urbino. Albergatori sul piede di guerra, Pesaro mancano 2000 ombrelloni per i turisti, scoppia la polemica e gli hotel fermano le prenotazioni. Si inaugura l'11 giugno la 12ª edizione di Centrale Festival, una rassegna di eventi sulla fotografia e l'arte contemporanea. Un cordiale saluto dalla redazione di Occhio alla Notizia, bentornati sul canale 17 di Fano TV. In primo piano il distacco di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla Regione Marche. Ieri il Senato ha dato l'ok alla secessione dei due comuni verso l'Emilia Romagna. Romagnolo e Benevanto. Montecopiolo e Sassofeltrio dicono addio alle Marche. Con il sì del Senato arriva il via libera definitivo al distacco dei due comuni verso l'Emilia Romagna. Qui siamo a Montecopiolo, dove ieri sera, appena si è diffusa la notizia proveniente da Roma, molti cittadini sono scesi in strada per festeggiare e persino le campane della chiesa hanno suonato a festa. E noi abbiamo dovuto 14 anni aspettare per poter andare di là. Dopo ce la siamo presa. I servizi dell'Emilia Romagna a noi ci sembrano molto migliori. Dall'ospedale, la scuola, non c'è una corriera che va a Pesaro, da Villa Grande, mentre invece a Rimini ci sono. Le Marche le cancelliamo e ci mettiamo in Romagna, giusto? Il sindaco Pietro Rossi, che all'epoca del referendum aveva 17 anni e quindi non ha potuto votare, questa mattina non era in ufficio, ma i suoi concittadini qui non parlano d'altro. Dopo una lunga attesa di 14 anni, per molti di loro il sogno diventa realtà. L'80% dei ragazzi nostri va a scuola, il 90% va a scuola in Emilia Romagna. Carabinieri di riferimento era sempre quello di San Leo. A lavorare si va all'80% in Emilia Romagna o San Marino. Quindi tradizione, cultura e quant'altro, siamo romagnoli, soprattutto siamo diventati molto più romagnoli negli ultimi 50 anni. Anche il parroco Don Ivan, che guida una parrocchia che già appartiene alla diocesi di San Marino Montefeltro, sta con i fedeli che a suo tempo votarono per il distacco. Mi ha suonato le campane. La nostra sensibilità è legata alla Romagna, alla provincia di Rimini, e siamo contenti perché è stato un momento importante per tutta la comunità. Siamo stati proprio ignorati, direi, veramente. Cioè c'è stato proprio un disinteresse, una marginalizzazione che credo che sia non soltanto di Montecopiolo in quanto tale, ma che sia di tutte le aree montane, di tutte le aree un po' in difficoltà, che invece di essere agevolate nella loro, diciamo, nella vita comunitaria, sociale delle persone, siamo stati comunque ostacolati, comunque non favoriti in nessun modo. Ecco. A Sassofeltrio, tra i più agguerriti sostenitori del sì, c'è senza dubbio il sindaco Bruno Ciucci, una vita passata a guidare questo piccolo comune di 1300 anime. Là c'è il Monte Titano, quello sì. Là, e questo qua invece è Rimini. Lì è Cesenatico, adesso non si vede il grattacielo perché è freschissimo, non si vede il grattacielo di Cesenatico, più in qua c'è il grattacielo di Rimini. Abbiamo lottato per 11 anni e quindi è stato un risultato grande e ne siamo tutti felici. Infatti quando ho avuto la notizia, per me gioivo, ecco, felicissima di questo risultato. Il nostro vivere quotidiano è Romagna, la scuola è Romagna. La sanità è Romagna, la sanità di eccellenza che abbiamo in Italia è Romagna. Quindi non è che non ci sono le professionalità nelle Marche, ma non sono nella nostra area, nella nostra zona. Acquaroli l'ha mai sentito? No, Acquaroli per me ha sbagliato dal mio punto di vista, ha preso una posizione drastica così, perché non, per me l'ha preso perché non conosce la nostra realtà, altrimenti
non poteva fare una cosa del genere. Per il governatore Acquaroli, che da deputato votò sì alla secessione, si tratta di un passaggio molto doloroso. Più sarcastico invece Paolini, presidente della provincia pesarese, che da oggi diventa un po' più piccola nella cartina geografica. Romagnoli si nasce, non si diventa. E oggi il governo si è confrontato con le regioni per discutere delle nuove misure in vista dell'estate. Il protocollo d'intesa, commentato il vicepresidente Mirko Carloni, darà certezza agli imprenditori e rappresenta un passo verso la normalità. Non è imminente invece l'ingresso delle Marche in zona bianca. Convocata dal presidente Massimiliano Fedriga, oggi pomeriggio si è svolta la conferenza delle regioni e delle province autonome. All'ordine del giorno la preparazione dell'incontro con il governo, che poi si è svolto alle ore 16 sul DL Semplificazione e su quello dedicato al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Il confronto si è incentrato anche sulla definizione delle misure per la zona bianca e sulle linee guida per la riapertura delle attività economiche e sociali. In questi nuovi protocolli si dà un messaggio di stabilizzazione a tutti i settori, dalla ristorazione agli alberghi, alle terme, spettacoli all'aperto e tutto quello che rappresenta, diciamo così, la quotidianità. È un protocollo d'intesa che le regioni su cui si stanno confrontando con lo Stato per cercare di tornare alla normalità e dare certezze e regole chiare agli imprenditori che fanno esercenti, che organizzano spettacoli dal vivo, cinema, aree termali, alberghi, ristoranti, ma soprattutto anche le cerimonie. E quindi con queste nuove regole andremo a fare un passo in avanti verso la normalità. E a margine di un incontro con il sottosegretario all'istruzione, oggi in visita nelle Marche, il governatore Francesco Acquaroli ha commentato la possibilità, forse non imminente per la nostra regione, di entrare in zona bianca. Spero di sbagliarmi, però per avere una zona bianca in questa settimana, domani dovremmo avere numeri tanto bassi. E non credo che riusciremo questa settimana. La settimana prossima potrebbe essere la settimana dove noi raggiungiamo i numeri della zona bianca. Però fatto sempre salvo un trend che è tutto da scrivere, che quindi basta un focolaio per ribaltare la situazione, perché poi più i numeri sono piccoli, più una singola situazione rischia di compromettere tutto. Emotivamente cambierebbe il fatto che si sta migliorando rispetto a una collocazione, a una classificazione che da mesi e mesi ci vede tra gialla, arancione e rossa. E poter aspirare alla zona bianca significa sicuramente che c'è un miglioramento della situazione pandemica, ma che io ricordo a tutti non deve essere preso come un libera tutti, oppure il virus non c'è più, perché ricordiamoci che in Sardegna un mese e mezzo fa si è arrivati a una zona bianca e subito dopo si è arrivati in una zona gialla, arancione e rossa, anzi è stata gialla e poi rossa subito, quindi bisogna essere sempre molto attenti. E nelle Marche nell'ultima giornata è morta una persona con coronavirus. Si tratta di un'anziana fanese di 91 anni. Nuovi positivi invece sono 132, in testa Macerata e Pesaro Urbino con 33 contagi in ciascuna provincia. Negli ospedali ci sono 13 ricoveri in meno rispetto a ieri. I pazienti in terapia intensiva scendono a 34, mentre quelli in semi-intensiva a 54. Si è vaccinato, ma ha colto anche l'occasione per ringraziare i sanitari e i volontari. L'assessore regionale Stefano Guzzi in visita questa mattina al nuovo punto vaccinale di Urbino. Oggi ho approfittato del fatto di dover essere a Urbino, al centro vaccinale del bocciodromo comunale, per fare il mio vaccino, che ho prenotato nella fascia 50-59, e per ringraziare anche tutti gli operatori della sanità che sono ogni giorno al nostro servizio, tutti gli operatori della protezione civile e della Croce Rossa, che ugualmente fanno un lavoro encomiabile. Voglio anche fare i complimenti in generale a tutta l'attività che si sta mettendo in campo per la fase vaccinale, visto che mi sono prenotato il primo giorno utile, mi pare fosse il 15, e l'appuntamento mi è stato dato oggi che era il 26, quindi a distanza di pochissimi giorni. Quindi un'efficienza che ci consentirà, grazie al lavoro di tutti coloro impegnati in prima linea nel fronte sanitario e del volontariato, ad uscire al più presto da questa brutta situazione e tornare alle nostre vite quotidiane nella normalità.
La cronaca, un incidente si è verificato oggi pomeriggio intorno alle 16 in via Miraglio Cappellini a Torrette di Fano. A scontrarsi sono state due auto, una Mercedes che si stava dirigendo verso Marotta quando alla curva situata all'altezza di Bagnalda si è vista la strada sbarrata da un appunto che probabilmente stava facendo un'inversione di marcia. Le due ragazze a bordo dell'appunto, rispettivamente di 21 e 22 anni, sono state trasportate per accertamenti al pronto soccorso del Santa Croce. Sul posto la polizia locale per i rilievi di legge. E oggi si è insediato il nuovo prefetto di Pesaro Urbino, Tommaso Ricciardi. Dopo un breve incontro con i dirigenti e il personale della prefettura, ha fatto visita al sindaco di Pesaro, Matteo Ricci. Gli appuntamenti sono proseguiti al Palazzo di Giustizia, dove ad attenderlo c'erano il presidente del Tribunale e il procuratore della Repubblica. Mentre nel pomeriggio Ricciardi ha incontrato i vertici delle forze dell'ordine. Domani invece il nuovo prefetto terrà una conferenza stampa. È stata un'assemblea a tratti calda quella di ieri pomeriggio a Pesaro, alla quale hanno partecipato una trentina di albergatori. Il presidente APA, Fabrizio Oliva, ha portato sul tavolo la questione della mancanza degli ombrelloni per i turisti, un problema che ha sollevato un polverone tra le categorie. Il servizio di Angelica Panzieri. Tamponi a prezzi calmierati per i dipendenti degli alberghi e per i turisti che soggiorneranno a Pesaro, con tanto di accordo firmato tra le farmacie comunali e associazioni albergatori per renderli disponibili da subito. E ancora la questione della mancanza degli ombrelloni. Molti alberghi del pesarese non sono riusciti ancora a trovarli per i propri clienti. E questo inevitabilmente ha scaldato gli animi dell'assemblea annuale degli albergatori tenutasi ieri pomeriggio all'hotel Alexander Museum Palace. Una riunione movimentata, guidata da Fabrizio Oliva, presidente APA, che ha visto la presenza di Amerigo Varotti, direttore generale di Confcommercio Marche Nord, e ancora erano presenti Francesca Frenquellucci, assessore alle attività economiche, e Luca Pieri, presidente delle farmacie comunali, oltre a tanti altri rappresentanti del settore, assieme ovviamente agli albergatori di Pesaro, una trentina circa. Noi siamo la prima associazione degli albergatori che abbiamo fatto l'accordo con le farmacie comunali per dare la possibilità a prezzo ridotto di fare i tamponi sia ai clienti, quindi ai turisti, che ai dipendenti dei nostri alberghi. Al prezzo di 12,70 euro contro i 18 euro. L'argomento della nostra assemblea principale è stato quello comunque della spiaggia. Questo è un problema molto importante, la spiaggia è un bene comune, quindi ci vuole uno sforzo anche da parte degli operatori di spiaggia affinché si vada a risolvere questo problema. Noi da parte nostra siamo impegnati molto affinché il fondo di 127.000 euro previsto per il ripascimento venisse rimpinzato e si aggiungessero i 40.000 euro che servivano per completare il progetto presentato dagli operatori di spiaggia. Da ultimo la questione del San Bartolo. La questione del San Bartolo, è stata costituita la Riviera del San Bartolo. Già noi l'avevamo anticipato, andremo a costituire anche noi l'associazione della Riviera del San Bartolo con gli albergatori di Gabicce per affiancarci ai tre comuni, Pesaro, Gabicce e Gradara, nell'operatività per fare iniziative di promozione del territorio e di accoglienza. Non aiuta. Bene. Oh, io questo ragazzo abbiamo fatto anche il militare insieme. E adesso la pagina degli eventi. Venerdì 11 giugno inaugura alla Rocca Malatestiana di Fanno la 12ª edizione di Centrale Festival. Un programma di qualità, conferenze e artisti affermati all'interno del panorama internazionale. Torna dall'11 al 13 giugno la 12ª edizione di Centrale Festival, la rassegna di eventi sulla fotografia e l'arte contemporanea a cura di Luca Panaro e Marcello Sparaventi. Cresciuta negli anni, l'iniziativa ha interessato in particolare alcuni spazi storici di Fano, come la Rocca Malatestiana, diventata luogo simbolo della manifestazione. I protagonisti quest'anno saranno 20 giovani under 30 scelti da 5 curatori che riempiranno con le loro opere le celle della Rocca. A questa proposta si affiancheranno altre esposizioni dedicate alla fotografia e alla videoarte. Poi abbiamo uno special guest che è dedicato a Ugo La Pietra, un architetto di rilievo internazionale che ha svolto alcuni suoi progetti dedicando attenzione alla fotografia. Poi avremo il progetto Zenato Academy, una cantina di Peschiera del Garda
che praticamente ogni anno realizza dei progetti artistici dedicati alla fotografia e alla loro attività nel settore del vino. In programma anche due mostre esposte in precedenza a Milano. Si tratta di Dove vado quando dormo di Pietro Belotti, che vede come protagonista il video di un dado a sei facce che viene agitato in un bicchiere, e della mostra intitolata Il bianco brucia il tempo, a cura della scultrice Antonella Sabatini e del fotografo Silvano Bacciardi. Inoltre, uno schermo sarà dedicato a The Round Centrale Festival con i progetti realizzati nel periodo del lockdown in tutta Italia e all'estero. Tutte le informazioni con l'elenco completo degli artisti e delle iniziative è disponibile sul nostro sito occhioallanotizia.it. Ci sarà un'anteprima molto importante sabato 29 maggio e saremo a Pesaro allo Spazio Bianco gestito dalla Fondazione Arti Visive e Pescheria, dove faremo vedere uno degli ultimi progetti di Centrale Fotografia, che saranno in mostra appunto a Pesaro allo Spazio Bianco e al Caffè Centrale di Fano, che è la sede della nostra associazione. E tutte le iniziative saranno a ingresso gratuito, ovviamente nel rispetto delle norme anti-Covid. Ci spostiamo a Fossombrone perché domani alle ore 16 si terrà un convegno online dal titolo Ottaviano Petrucci, un tipo fuori dal comune, l'editore di Fossombrone, inventore della stampa musicale che ha conquistato l'Europa, una rivoluzione nella musica e nella cultura. Durante l'iniziativa, alla quale prenderanno parte ospiti illustri che vedrete poi in questa locandina, verrà intitolata Petrucci l'orchestra dell'Istituto Comprensivo Mercantini. Inoltre si darà spazio ai docenti di strumento musicale della scuola secondaria di primo grado che hanno trascritto in chiave moderna alcuni pezzi pubblicati dallo stampatore forse impronese conosciuto da tutti come il Gutenberg della musica nella sua prima opera del 1501. Tutti i dettagli e il programma completo li troverete sul sito mercantinifossombrone.edu.it. Ed è scoppiata la padelmania. Il 12 e 13 giugno al Lucrezia Beach si svolgerà un corso inedito organizzato dalla CSI di Pesaro Urbino per diventare maestro ufficiale di uno sport che si sta diffondendo tantissimo anche nella nostra provincia. Servizio di Filippo Pucci. Si candida ad essere lo sport dell'estate dopo aver dominato la scena invernale e aver gettato le basi per restare in auge per gli anni a seguire. Il padel, disciplina sportiva nata nei primi anni 70 in Messico e diffusasi subito dopo, principalmente in America Latina e Spagna, da qualche anno sta imperversando anche in Italia, dove stanno sorgendo decine di impianti. A prendere parte a questa padelmania c'è anche la provincia di Pesaro e Urbino, dove negli ultimi 5 anni è aumentato in maniera esponenziale il numero dei campi da gioco e quello dei praticanti, merito anche del comitato provinciale CSI, che ha creduto fin da subito in questo sport e nelle società che per prime hanno dato alla luce le strutture. Una di queste è il Lucrezia Beach, che dopo essersi rifatto il look con la recente inaugurazione di 3 campi nuovi di zecca, sabato 12 e domenica 13 giugno ospiterà il corso per diventare maestro di secondo livello di padel, che sarà tenuto da Andrea Fierro, istruttore presso il Padel San Siro Triestina Milano. 1 o 2 giorni di full immersion in questo sport che racchiude in sé le caratteristiche principali del tennis e del beach tennis, esaltandone le peculiarità in un mix spettacolare quanto divertente. Nell'impianto di via Agnelli di Lucrezia ci sarà spazio per teoria e pratica con doppio esame previsto per domenica pomeriggio. Ai corsisti sarà inviata post evento la dispensa con il riassunto delle lezioni del weekend, corsisti che potranno dare la propria adesione compilando l'apposito modulo. A riprova di quanto il padel abbia un ruolo fondamentale nel panorama sportivo locale, al pari di beach tennis e beach volley, c'è il campionato di preminente interesse nazionale che il CSI sta organizzando e che prenderà il via in estate, campionato che vedrà coinvolte le strutture di Fano, Lucrezia e Pesaro. Sempre a Lucrezia invece è in corso un torneo amatoriale CSI al quale hanno partecipato 12 coppie provenienti da Fano, terre roveresche, Fossombrone, Cartoceto, Acqualagna e Urbania. Dopo la prima fase, che si è svolta rigorosamente a porte chiuse e nel rispetto del protocollo Safe Sport, redatto dal CSI, in questi giorni sono in corso i quarti di finale, con semifinale e finalissima previste per domenica 30 maggio.
E vi annuncio che l'ospite di Primo Cittadino lunedì sera sarà il sindaco di Fano Massimo Seri. Con Seri chiuderemo questa stagione di Primo Cittadino. E l'informazione invece torna domani mattina alle 7 puntuali con il commento alla stampa del nostro direttore Marco Ferri. Vi ricordo come sempre il numero di telefono per le vostre segnalazioni: 338-4968-250. Buona serata a tutti voi.